Esattamente, le nuove generazioni hanno un punto di vista sicuramente interessantissimo. Mi è capitato qualche mese fa di partecipare a un'assemblea di studenti di un liceo scientifico e ho parlato a 700 studenti, è stata una cosa veramente emozionante. E ho fatto vedere il servizio delle Iene, ho parlato un po' di cannabis terapeutica. Con un altro poco mi portavano in trionfo e ho detto loro: ragazzi, meno male che ci siete voi, perché quando, fra qualche anno, probabilmente per motivi ereditari, per motivi di familiarità, probabilmente anch'io avrò una patologia come quella della mamma. Meno male che ci siete voi, che sarete i futuri medici, i futuri infermieri, i futuri specialisti di questa materia. E probabilmente con voi avrò una vecchiaia un po' meno problematica di quella della mamma. Allora, c'è il sito bister.it, ricordatevi che bister sta per cannabis, la finale di cannabis e l'iniziale di terapeutica. Su bister.it abbiamo fatto un lavoro di abbiamo inserito man mano tutti gli audiovideo di tutti i convegni che abbiamo fatto, compreso anche il corso ECM che abbiamo fatto a 70 medici a novembre, insieme all'Ordine Medici e all'Ordine Farmacisti. Gratuitamente basta entrare sul sito, mi rivolgo soprattutto ai medici, ma non solo. Entrare sul sito e nel giro di qualche giorno, magari a piccole dosi, cominciate con mezz'oretta al giorno, alla fine probabilmente ne saprete di più sull'uso della cannabis terapeutica, su quali sono le patologie che possono essere in qualche modo combattute, alleviate dalla cannabis.